Visto che per ben due video mi avete detto che avevo dei capelli fantastici, liscissimi, purissimi, levissimi, ho deciso oggi di avere dei capelli del cacchio, perché se no, cioè, portavo gli standard troppo in alto, bisognava riportare il livello basico. Ciao bellissimi! Il video di oggi è un video online haul. Quando vedrete questo video, io sarò a Valencia. Cosa c'entra tutto questo con l'online haul? C'entra il fatto che alcuni di questi vestiti li porterò, credo, con me a Valencia, visto che sicuramente 100% si rovineranno. Ho deciso di farveli vedere adesso che sono sani, integri e sono molto belli. Una cosa che quasi sicuramente porterò a Valencia è questa camicetta qui, che è di Shui Inside, che è veramente bellissima. Questa camicia qui è fantastica perché intanto non è per niente trasparente. Quando vedrete la clip indosso vedete che è un po' cortina, quasi crop top. Però è molto leggera, non lo so, mi piace come stile, secondo me d'estate, la sera è molto molto bella anche per andare magari a ballare e mi piace, cioè mi piace proprio tanto. Shinside poi ha inviato due cose che sono un grosso nì. Questa ad esempio è fighissima l'idea, mi pare che fosse taglia unica ed è questo il problema, guardate quanto è grossa. È un telo mare questa maglietta, deve essere una maglietta di quelle semplici che prendo sempre. Con scritto cute but psycho but cute, che mi piaceva tantissimo, solo che davvero è arrivata questa cosa lunghissima, enorme, che risulta brutta poi indosso perché è quel grosso, troppo grosso e si vede. Ma è così bella che o la userò per dormire o cercherò di infilarla nei pantaloni, non lo so come la utilizzerò, però è veramente fantastica. Altro ni, più no che ni questo. Questo romper qui che come cacchio è messo? Questo romper qui che il tessuto, per una volta i romper di questi siti hanno il problema che sono di un tessuto orribile, questo no. Però è fatto che indosso non sta un granché. Allora, seno tette è gigantesco, quindi devi per forza metterci un'altra maglia sotto, che d'estate non mi sembra il massimo visto che fa un caldo boia. Il tessuto, la fantasia è molto bello, ma non mi sento di promuoverlo su di me, cioè è fatto bene, però su di me sta veramente male, quindi non me la sento di promuoverlo totalmente. Ora passiamo a Romui e ho preso questo kimono qui, che forse anche questo lo porterò a Valencia, ma non ne sono sicurissima, dipende da cosa cavolo scelgo perché ho solo 10 kg, quindi... questo kimono qui che sembrava nero, ma in realtà è un blu scurissimo, quasi sul grigio, ed è fantastico, veramente bellissimo. E ha questa trama fantastica e mi è piaciuto tanto perché è proprio identico alla foto, cioè anche la trama è identica ed è super super consigliato. Ultimo capo prima dei due esperimenti, perché non sapevo bene se buttarmi sulle cose strane o su quelle un po' più basiche, visto che sono andata molto sul basico, ultimamente ho deciso di prendere cose stranissime, ma ci arriviamo. Ultima è questa maglietta barra vestito perché è molto lunga, io col comodino faccio sempre danni, che dice First I need coffee, con questa tazza tipo caffè a portar via con scritto good morning, e ha le maniche lunghe, cosa a cui io non avevo fatto caso, però non è pesantissimo. Per questo periodo invece secondo me è perfetto, è super super carino e pensavo di usarlo come pigiama, infatti, anche se si potrebbe mettere quei lunedì che non ho voglia di vivere. Le due cose strane che ho preso sono un duo di vestiti, nel senso che ti vendono il pezzo sopra e il pezzo sotto insieme, top nero, che di top c'ha poco, c'ha tanto di reggiseno, e questa è la taglia M del top. È questa gonna qui, che è semplicemente una gonna bianca con questi dettagli neri. Nella modella sulla foto sembrava molto molto figo, ha il suo perché, è carino, però a vedermelo indosso io non lo metterei mai. Ultimo test è un costume, che mi va un po' grande. Di solito per i costumi online io prendo sempre la M, e la M di solito è quella che combacia meglio tra culotto, culone, e taglia di tette, di reggiseno giusta, e invece questa volta qua è arrivata una M enorme, veramente gigante, quindi se volete prendere questo costume, che in realtà è veramente molto molto bello, prendete una taglia in meno rispetto a quella che prendereste di solito, oppure controllate benissimo le misure. Ultimo sito da cui ho preso tre cosine si chiama Eric Dress, e anche qua parto dal costume per farvi vedere quanto leggere le misure sia importante. Questo costume qui
lo vedrete meglio indosso se ve li faccio vedere indosso. Questo costume qui ha la coppa preformata e ti davano anche tipo l'imbottitura, che però io non ho messo perché in realtà questo reggiseno, cioè questo costume mi va veramente piccolo sia il sotto che il sopra, e anche di questo ho preso una M, quindi alla fine è meglio sempre leggersi le misure perché se no si fanno sti casini qua. Il costume però in sé è veramente molto carino, il fondo è fatto a floreale che è bellissimo, mi piace un sacco, e anche questo mi va stretto, ma qua è la chiappa che spinge. Un accessorio che dovrei prendere più spesso è una sciarpa. Ultimamente mi piacciono da morire le sciarpe da vecchia, cioè quelle sciarpe che c'aveva mia nonna. Adesso ho preso questa sciarpetta qui che ha una fantasia bellissima e il fondo è molto particolare perché finisce in questa trama blu con i pompon. È fatta molto bene, l'ho utilizzata tantissimo, quindi super sì. Ultimo capo del... Madonna, è aperto, Ultimo capo dell'haul è un vestito. Questo vestito qua è proprio bello, cioè nel senso, non so se lo metterò tantissimo perché intanto è bello pesante, è un tessuto veramente molto coprente, molto pesante e a manica lunga, quindi ormai è scoppiato il caldo e quindi difficile che lo metterò adesso, magari questo autunno. Però ha questa trama che è bella, però allo stesso tempo mi ricorda tanto dei film tipo in maschera, nel senso proprio vestiti con altri tempi. Un po' vecchio insomma, però mi piace tanto, quindi sicuramente lo metterò se farà freddo oppure questo autunno, perché forse è uno dei capi più belli e fatti meglio di tutto l'haul questo. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Come sapete la programmazione in teoria sarebbe un mercoledì un video tipo libri o simili e la domenica questi di video un po' più sulla moda, però questa volta c'è stata un'eccezione, ma sappiate che poi dalla settimana prossima tornerà mercoledì libri compagnia, domenica vestiti e compagnia. Spero che vi sia stato utile, se avete domande scrivetemele qua sotto, cercherò di rispondervi appena possibile, appena troverò un wifi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!